Beh, la città Avellino è sotto gli occhi di tutti, sembra che stiamo attendendo tutti questa gara da, non da giorni, ma ormai da anni. Mi fa la pelle d'oca solo pensare il passato, quello che abbiamo vissuto, le trasferte, sperando che anche i nostri figli possano vivere quello che noi abbiamo vissuto e ce l'auguriamo tutti, quindi per quello siamo qua. Vedo persone stamattina davanti ai bar in città, non si parlava d'altro. Tutti i problemi passano in un secondo piano. Nelle parole di Annino Cucinello non c'è alcuna retorica, ma solo verità per quello che rappresenta questa semifinale playoff con il Vicenza. Una speranza davvero per tutti. Ah, come? Si spera di vincere e di andare oltre? E si spera di ritornare in Serie B? Eh? Che l'Avellino si rialza? Questo speriamo, se no non stavamo qua. Se si rialza l'Avellino, si rialza la città, ci rialziamo un po' tutti. Come? Anche una cosa che per noi tifosi, perché comunque abbiamo perso pure le speranze, invece mo vedendo che comunque cioè, ci stiamo rialzando, viene anche a noi ragazzi diciamo, la voglia di andare allo stadio. Però in ogni caso io sono venuto qua, ho pagato i miei biglietti e vengo a vedere la partita su prenotazione. Per cui chiaramente la squadra va al di là dei colori politici ed è giusto che ognuno di noi se la sostiene. Insomma. Unisce, insomma, l'Avellino unisce. Assolutamente sì. Ai botteghini dello stadio Partenio Lombardi la fila è lunga, in tanti sono qui per ritirare i biglietti prenotati, sono stati costretti a chiedere un'ora di permesso al lavoro. C'è chi è deluso perché è rimasto a mani vuote per la prevendita online che ha scatenato tante polemiche e chi ci tiene a non svelare i riti scaramantici. Condividiamo l'ansia. Condividiamo anche i riti scaramantici, non so se ne hai qualcuno. Certo, ovviamente non si dicono, Non però si sono già dicono, ma tutti già attivati. tutti attivati. Assolutamente. Allora, sulla carta la macchina da guerra del Vicenza non ha subito neanche un gol, però l'Avellino ha un solo compito, essere l'Avellino ritrovando un po' se stessa col passare dei minuti e delle partite. Esatto, io come ho detto temevo più la partita col Catania, non peraltro perché era la prima dopo un po' di tempo che eravamo fermi. Il secondo tempo del ritorno mi fa essere abbastanza ottimista. È una partita, sicuramente i livelli tecnici sono alti. Il Vicenza è una squadra che è in forma e ha anche una mentalità da squadra abbastanza importante, che comunque vincere a Padova, vincere a Taranto, insomma, è quadrata e non solo la squadra. Noi però abbiamo dimostrato che nonostante insomma, si dicesse che il Catania fosse la squadra meno forte, comunque abbiamo ribaltato un doppio svantaggio, ci siamo, va affrontata sicuramente meglio perché insomma, il piglio del primo tempo e di tutta la partita di Catania è stata insufficiente. Poi il secondo tempo si è svegliato lo stadio, si sono svegliati pure loro, speriamo che oggi lo stadio sia svegliato subito. Visto che non sei scaramantico, ti chiedo un possibile protagonista. Possibile protagonista Gori, perché insomma, è dormiente da un bel po', quindi la legge dei grandi numeri. Si respira fiducia, insomma, e grande voglia di credere fino in fondo a quel sogno chiamato Serie B. Se si passa con Vicenza, si va in Serie B.